davvero molto orgogliosa di essere qui oggi, perché oggi è praticamente il punto d'arrivo di un percorso che ho fatto qualche anno fa in aula giudice Cesare quando avevamo la discussione. E quando da molto coraggio, che non me la ricordo, ci siamo opposti a una proposta di regolamento che veniva dalla maggioranza e che secondo noi non era assolutamente accettabile, perché sostanzialmente prevedeva tre articoli assolutamente generici, per nulla cogenti, e quindi per noi era inaccettabile che si procedesse al ridisegno di una materia così complessa con una proposta vuota. E devo dire che ricordo bene le proteste degli operatori, perché non capirono il gesto. Poi siamo riusciti a far riportare la proposta in commissione, abbiamo cercato di far inserire all'interno del deliberato quelle che erano le considerazioni più importanti nella premessa di quella proposta. Abbiamo cercato di lavorare con gli operatori per fare insegnare, per renderla maggiormente dettagliata, quindi più stringente. Tuttavia ancora un elemento mancava, che per noi era fondamentale, sia la data entro la quale questo regolamento doveva essere approvato. E questo per motivo per il quale con orgoglio ci asteniamo dalla votazione di quella proposta integrata. E quando siamo entrati come maggioranza, questo è stato uno dei primi temi che abbiamo voluto affrontare. Quindi so con quanta passione e dedizione hanno lavorato tutte le persone che sono sedute qui al tavolo per riprendere in mano, per riandare ai fini e cercare di andare oltre quello che era stato ciò che si era deciso nella precedente legislatura, per cercare di andare oltre in maniera corretta, coerente attraverso un percorso partecipato. Quindi oggi ho letto questo regolamento che mi sembra veramente un ottimo lavoro. Certo, ci potrebbero essere delle ulteriori domande da fare, nessuno mette in dubbio, insomma, ma in realtà questo regolamento mi sembra che segni un punto di svolta importante in un settore che oserei dire non è mai stato regolamentato, che vede sostanzialmente 15 municipi procedere in totale autonomia uno dall'altro, creando municipi di serie A, serie B, serie C. Le scuole procedono in totale autonomia per quanto riguarda la definizione degli altabisogni, delle ore, degli operatori. Quindi innanzitutto abbiamo voluto portare il dato di omogeneità. La città è una, è vero che è fatta da 15 municipi, ma la città è una, il comune è uno, e quindi le regole devono valere per tutti. E poi ancora, chi sono gli operatori AC? Cosa devono fare? Se una delle polemiche che ricordo con più asprezza era quella relativa al fatto se gli operatori avevano o no diritto di assistere al pasto e di essere pagati durante i pasti degli alunni, come se i ragazzi disabili non vivessero il momento del pasto come un importante strutturale nel corso dell'autonomia, tante cose sono state inserite in questo regolamento che mi sembra mancassero. Sono veramente convinta che possa essere un punto di inizio, un bel punto di inizio per un percorso che questa amministrazione sta iniziando a fare, quando noi diciamo di solito essere lasciati indietro. Questo è uno dei modi con i quali diamo sostanza. Abbiamo sostanza attraverso un percorso partecipato, quello che vi ha illustrato il consigliere Angelucci. Abbiamo sostanza attraverso la redistribuzione di una proposta che recepisce le indicazioni che sono state portate all'interno di questo tavolo di discussione. Abbiamo sostanza attraverso l'attuazione coraggiosa dei principi che tutti chiedevano da tempo, ma che forse troppi hanno sperimentato da attuare. Di fatto noi con questo regolamento stiamo dando attuazione al diritto all'istruzione, né più né meno. E anche all'individuale del Dipartimento Competente. Il Dipartimento dell'Esercizio di Italia è una scelta di campo importante. Noi stiamo parlando dell'istruzione e dell'educazione dei nostri ragazzi, dei nostri figli. Ed è quindi quello il Dipartimento che si
segna una scelta di campo importante. Siamo contenti di aver potuto scrivere insieme a voi e siamo convinti che nel momento in cui entrerà la regina sarà sicuramente un punto di svolta. Tra l'altro mi permetto di aggiungere un'ultima piccola notazione. Quest'anno con l'ultima variazione del 23 giugno siamo riusciti anche ad aumentare in parte le ore assegnate ai vari ragazzi. Abbiamo fatto una media per questo tipo di un semplice fatto. Alcuni principi riuscivano ad assegnare anche 20 ore al ragazzo, altri 15 ore per dargli l'idea della forbice che c'era tra i principi, no? Come si dice la città è una, però ognuno applicava queste regole un po' a disposizione. Abbiamo fatto una media e abbiamo tagliato gli ali bassi iniziando a portare tutti verso l'alto. E quando arriveranno altri fondi continueremo a fare così, faremo la media, continueremo a tagliare il basso, tagliando sempre più verso i, diciamo, i migliori. Perché questo è quello che si chiede alla pizza, quello di erogare servizi, erogare servizi ottimi. Iniziamo con il buono perché purtroppo partiamo a livello molto scarso, ma erogarli anche in maniera sicuramente personalizzata ma non c'è. Questo è il senso del nostro cammino. Speriamo di poter continuare in questa direzione. Grazie.